E buonasera, buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del TG a chi, il TG satirico che non risparmia nessuno, ma proprio nessuno, con la conduzione di me, il vostro conduttore sardo Anthony Pet. Aia! E c'è qui la gallina spennacchiata, la famosa raccomandata Carolina Desminchienti. Ma la vuoi piantare e poi non storpiare il mio cognome, che è bellissimo. E poi dammi quella cosa che chissà chi te l'ha data e dove l'hai presa. Ti è arrivata anche una sverla. Sì, mi ha fatto malissimo e mi sta pure per uscire. Inconsciamente sta iniziando a funzionare questo potere. Che c'è? Ti ho fatto male al labbio? Sì. Beh, è il caso di rifartelo, anche perché è inesistente. Bene, leggiamo la prima notizia che è il caso. Vuoi stare zitta? Sì, leggi che è meglio, tanto leggi pure male. Leggiamo la prima notizia, ma oggi parleremo di tante cose, soprattutto della politica. Eh sì, perché la politica in questa settimana e soprattutto nella settimana precedentemente è stata appunto la causa più riscontrata in tutta la televisione italiana e non solo. Anthony, parli sempre di politica, non sai manco che è la politica. Certo, e tu sai che la politica... Io meglio di te sicuramente, stai sempre a parlare di queste cose. E che fai tu coi politici? A proposito di raccomandazioni, vuoi continuare ad interrompermi o mi fai leggere la prima notizia? Parliamo di Frattini. A proposito, ma questo si è infrattato, ma dove sta? Tu sai che fine ha fatto Frattini? No. Gli speculatori avevano cominciato a parlare di un lunedì nero dell'Italia già alla fine del vertice di venerdì. Leggi bene. Leggo bene, stai zitta. Mi chiedo come mai. Questa è la prova provata della preordinazione delle manovre speculative contro l'Italia. Così il ministro degli esteri italiano, Franco Frattini, in un'intervista al Messaggero afferma: Romani, se serve sì anche al condono fiscale, intanto non chiamatelo decreto. Decreto se questa sarà la forma approvata dal Presidente della Repubblica. Comunque ci siamo. Approveremo una lista di 100 cose a costo zero per rilanciare la crescita dell'economia. Io ho i miei dubbi, però. Si possono recuperare, sentite un po', risorse anche con formule come il concordato o il condono fiscale, ma si possono fare anche tante cose senza spendere. Allora, se questa è una notizia così clamorosa, finora Berlusconi in 80 anni di politica, che ha fatto? A proposito di questo, la nostra redazione ha preparato un video per voi, in modo che così capite anche un po' meglio come funziona la politica. Clip dalla regia. È troppo facile dire che i politici sono tutti uguali, che sono dei fanfaroni e che è tutto un magna magna. Ci sono uomini che da soli, con molti gesti e pochissime parole, possono riscattare un'intera classe politica. E Franco Frattini è uno di questi. Franco Frattini è il nostro ministro degli affari esteri. Con sguardo d'acciaio e volto di Eternit, dirige la politica estera italiana da ormai molti anni. Eppure, pochi sanno che la sua gavetta è iniziata da lontano ed è stata davvero dura. Franco Frattini, infatti, ha cominciato lavorando con la Carrà a Pronto Raffaella. Frattini era Zed il robot. Lo ricordo come un periodo molto felice della mia vita, racconta il ministro. Ero molto giovane, non per vantarmi, ma ero davvero un bel ragazzo. Pensi che andavo in onda senza trucco. Ancora non so bene cosa spinse gli autori a scegliermi. Credo sia stata la mia proverbiale esuberanza, anche se qualche maligno disse che era per la mia pettinatura. Poi la trasmissione finì e Franco Frattini, dopo una breve esperienza in uno studio di progettazione di manichini, entrò in politica. E da allora, anche se il Parlamento italiano ha fatto un grande acquisto, il mondo dello spettacolo e quello della robotica industriale non sono più gli stessi. Frattini, Frattini, dove sei? Eccolo, aspetta, lo metto io. Così anche io potrò lavorare con la Carrà. Sì, ti piacerebbe, ma dov'hai? Eh sì, tu non solo sei... qua giusto perché sei raccomandata. Sì, andiamo avanti, leggi la prossima notizia. Vediamo un po' che cosa sa fare questa splendida ragazza. Meglio di te sicuramente, ripeto. Sacconi, vuota il sacco, chi sono i Black Box? Amici tuoi? Questa notizia sicuramente l'hai preparata te, come al solito. Quello che è successo a Roma è sì sintomo di insofferenza giovanile, ma indica anche che sono al lavoro nuclei organizzati che operano clandestinamente per trasformare il disagio in rivolta, dice il ministro del lavoro Maurizio Sacconi. Il terrorismo nasce dal ventre della società, da pulsioni che diventano irrefrenabili quando la dialettica politica da strada diventa linea politica. I terroristi e i violenti organizzati in Italia non sono venuti da Marte, li abbiamo allevati nelle nostre scuole, nelle nostre università e nelle nostre case. Sacconi infine risponde sul complesso dispositivo che lo protegge, così come protegge altri.
Per ciascuno le autorità hanno deciso sulla base di notizie precise? Qualcuno ha fatto i loro nomi? Niente di tutto ciò. Le scorte vengono assegnate prevalentemente sulla base di analisi di contesto che tengono conto del clima politico, sociale e criminale nel quale chi è sottoposto a tutela si ritrova ad operare. Il dissenso è necessario e costituisce il sale della democrazia, conclude. Quando esso muove dal rispetto dell'avversario è ancora più efficace e convincente, soprattutto se si ha fiducia nelle proprie ragioni. Vediamo un attimo, cari telespettatori, secondo voi lei ha capito quello che ha letto finora? Ho capito, ho letto bene, ho scandito le parole, a differenza tua che non hai capito, hai letto male e non hai scandito le parole. Ti dirò di più, hai pure sputato mentre parlavi. E ringrazio a Dio che non mi sono girato mentre parlavo. Allora vediamo un po' che cosa hai capito di questo discorso di Sacconi. Ho capito tutto. Sai chi è Sacconi innanzitutto? So tutto. Spiega te, dai, fammi un resoconto di quello che ho letto. No, io l'ho chiesto a te. Non si risponde ad una domanda con una domanda in italiano. Io non ti sopporto più, Anthony. Vai avanti, dai. Non ti sopporto, ti giuro. Sei insopportabile. Poi sputi quando parli. Fammi lontano. Stai attenta che mi giro verso di te. Fini invece sai chi è. So tutto. Ecco. Parliamo di Fini, ma perché non lascia un posto di lavoro e si dimette da presidente? Il tema infatti è proprio sempre il solito, tanti precari, parliamo di lavoro. Lui afferma che il confronto con le parti sociali è la garanzia per evitare lo scontro. Il tema del lavoro e dei licenziamenti va affrontato con un doveroso confronto con le parti sociali, che su un tema come questo è l'unica garanzia per evitare l'autunno caldo e lo scontro. E quanto sostiene in un'intervista al Messaggero il presidente della Camera, Gianfranco Fini, secondo il quale non è vero che l'Unione Europea si impone di qualcosa, ma si chiede solo di riorganizzare il mercato dell'occupazione, anche se in Italia questa cosa non accade da anni, quindi sto mercato non esiste per niente. Comunque, non avendo fatto nulla prima, ora si pensa di recuperare il tempo perduto agendo con la clava. Quindi bisogna tornare indietro nella preistoria. Tu sai cos'è la clava? Se mi fai sta faccia, la prossima volta ti faccio sentire io in testa cos'è la clava. Quanto alle ipotesi di riforma, Fini si chiede se la possibilità di non rispettare l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori potrebbe valere solo con i nuovi assunti. E quindi non più contratti a termine, ma parliamo di contratti a tempo indeterminato. Sostiene inoltre che bisogna tenere alta la guardia contro il terrorismo e l'impegno di tutti, dai sindacati all'unità delle forze politiche. Ma mandiamo questo servizio così vediamo un po' qual è la vera personalità di Gianfranco Fini. Clip dalla regia. Un saluto a tutti dal presidente Gianfranco Fini. Un giorno mi sono svegliato e ho capito che sono un vero uomo di destra. La destra oggi è la vera sinistra, cioè noi di destra siamo più sinistra di quelli a sinistra. Allora voglio consigliare Bersani che faccia outing e dica una volta per tutte che il vero fascista è lui. Io sogno che in Italia ci sia più uguaglianza per i meritevoli. Ovviamente mi riferisco a certi particolari casi. Il mio sogno è che in Italia alti e bassi possono giocare a basket indistintamente. Il mio sogno è che le veline possono essere anche tutte e due bionde. Il mio sogno è che si possa andare a fare la spesa con il carrello pieno o con il cestino. Il mio sogno è che tutti possano avere una casa a Monte Carlo e una cucina a scavolini dentro. Il mio sogno è che ci possano essere cantanti stonati e cantanti intonati ugualmente nella stessa percentuale ad X Factor. Il mio sogno è che a uomini e donne la finiscano di portare solo belle gnocche e qualche volta ci portino anche rosi bimbi. Il mio sogno è che tutti possano avere una bella Ferrari come mio nipote Elisabetto Tugliani. Il mio sogno è che anche gli operai possano permettersi di portarsi a casa non solo le nigeriane che battono, ma anche le marocchine minorenne. Il mio sogno è che Berlusconi possa andare fuori dai coglioni
e mi lasci il posto di Presidente del Consiglio. Un saluto a tutti dal vostro Gianfranco Fini. Caro Fini, caro Fini, ma c'ha tanti sogni questo Fini. Ma che eh? Ha detto poi? E che ha detto? Tu non senti? Io sinceramente ho capito solo una cosa, ha parlato tanto e tanto e tanto dei suoi sogni, ma il sogno principale non l'ha detto, e cioè quello di fare il vero presidente, perché nella realtà ancora non abbiamo visto niente, caro Fini. Giusto? Giusto. Vuoi leggere la prossima notizia, cara tontolona che non capisci mai niente? Manca un pezzo di sopracciglia. Lo so, c'è una cicatrice, fa un certo fascino con questo. Senti questa notizia. PDL, Scajola, non farò cadere Berlusconi, ma il partito va cambiato. Ecco, sai chi è Scajola? Vediamo un po'. Senti, tu ti giuro con queste domande, che è la clave, che cos'è quello? Allora, non ti presenti alle riunioni... Mi sembra di stare a scuola elementare. Ma io qui non voglio fare un programma trash, però non ti presenti alle riunioni. Qua io ho una lettera di raccomandazione trovata nella produzione. Sì. Non so neanche se hai fatto un provino. Leggi le cose e non sai neanche di chi stiamo parlando. Almeno ti devi un attimino informare. Carolina, la cultura è fondamentale se vuoi fare questo lavoro. Detto da te. Non sai ballare, non sai cantare, sei magrissima, sei peggio di uno snowboard, almeno fai cultura.